un forno, 45 gradi, un anziano di 83 anni soccorso dai sanitari, ma non ce la fa, un'altra anziana di 80 anni trovata morta in casa. Profughi, l'hub regionale potrebbe essere proprio la base di Bagnoli di Sopra. Domani è atteso in città il prefetto Morcone, incontrerà il sindaco. Un incidente stradale questa mattina lungo la A4 tra Grisignano e Padova. Ovest per estrarre il camionista, serve l'autogru, ma quella di Padova è rotta, non ci sono soldi. Il suo insediamento il 18 ottobre, ma il nuovo vescovo di Padova domani sarà in città, incontro top secret per il don scelto da Papa Bergoglio. Usa i muscoli per difendere l'immobilismo della giunta, Jacopo Berti attacca il primo cittadino dopo lo show di Palazzo Moroni. Dopo la denuncia di Rete Veneta del telespettatore operato di tumore alla prostata, lo IOV assicura la macchina sarà sostituita, annuncia un potenziamento della struttura. Sicurezza, una postazione mobile di fotosegnalazione si aggiunge alla dotazione della Polizia Locale Padovana, primo in tutta Italia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Il caldo in apertura di questa edizione del telegiornale, ci sono tre decessi, il primo sicuramente dovuto purtroppo al caldo. Si tratta di un anziano di 83 anni che si era barricato in casa per evitare il sole cocente, ma questo ha reso la sua casa una gabbia di calore. Aveva serrato porte e finestre credendo di poter chiudere fuori di casa il caldo. Aveva creduto di poter fermare i raggi roventi del sole e di rintanarsi così nella sua abitazione. Ma il caldo è stato subdolo e quei raggi hanno trasformato la sua casa in una gabbia a temperatura di 45 gradi. È morto così stanotte un anziano di 83 anni, affetto già da alcune patologie che il caldo ha evidentemente aggravato fino a portarlo alla morte. Disidratato e con una temperatura corporea di 41 gradi, una condizione irreversibile che ha causato seri danni agli organi. L'anziano è stato trasportato all'ospedale civile, ma per lui non c'è stato nulla da fare, è morto poche ore dopo. A Selvazzano, invece, in questa abitazione di via Spalato, è stata trovata senza vita un'ottantenne, Lucia Levi, era cardiopatica. Il 118 è intervenuto dopo la chiamata dei familiari sul posto, anche i carabinieri di Padova. Nelle ultime 24 ore sono 80 le persone che si sono rivolte all'ospedale di Padova per problemi legati al caldo opprimente. Il sistema sociosanitario del Veneto ha rilevato una media di 800 chiamate al giorno al pronto soccorso a partire da lunedì scorso. Un paziente è ancora ricoverato all'ospedale di Padova, mentre per gli altri l'emergenza si è risolta con un intervento tempestivo dei sanitari con flebo di integratori. Padova rimane la seconda città del Veneto con 37 gradi dopo Treviso. È mistero invece sul terzo decesso di ieri. Un cinquantenne di Rubano è stato trovato svenuto su una panchina, portato in ospedale dai sanitari del 118, lì sarebbe morto alcune ore dopo. Pare che l'uomo avesse consumato molto alcol. Dal caldo ai profughi, altro tema della settimana, parla ancora una volta il sindaco Massimo Bitonci. L'hub regionale potrebbe davvero essere nel Padovano, questa volta a Bagnoli di Sopra, intanto domani arriva il prefetto Morcone in città. La voce circola ormai da alcuni giorni e a confermarla potrebbe essere domani il capo dipartimento immigrazione del Ministero dell'Interno Mario Morcone a Padova per incontrare il prefetto Patrizia Impresa e il sindaco Massimo Bitonci. L'hub, ovvero il centro di smistamento regionale dei profughi, dovrebbe essere allestito con ogni probabilità all'interno dell'ex base missilistica di Bagnoli di Sopra, paese della Bassa Padovana al confine con la provincia di Rovigo. Comunque l'importante è che l'hub non sia vicino a centri abitati o a città con altissima densità, perché ricordo che Padova è una delle città che rispetto ai metri, ai chilometri quadrati del territorio ha una delle densità più alte che ci sono nel nord e sicuramente nel Veneto. Proprio per questo il sindaco ribadirà anche domani il suo no fermo all'utilizzo delle caserme cittadine come centri di smistamento. Impensabile, dice Bitonci. Dirò domani, come ho già fatto con il prefetto in questi giorni, la mia netta contrarietà a un hub regionale a Padova. In città ci sono molte caserme, non solamente Prandina, non solamente la Romagnoli, ma anche la Pierobon. Io ho detto no in maniera chiara all'ipotesi Allegri che era stata posta sul tavolo l'altro giorno all'incontro con la prefettura e con l'ufficio della Demanda.
Demanio. E così l'ipotesi hub all'ex base di Bagnoli diventa sempre più concreta. D'altro canto, già in passato l'area era stata indicata come perfetta per diventare CIE, centro di identificazione ed espulsione. Non resta dunque che attendere l'arrivo di Morcone domani a Padova. Allo IOV adesso, ieri la segnalazione di un nostro telespettatore attraverso la rubrica "E io chiamo Rete Veneta", operato di tumore alla prostata, aveva denunciato che alcuni macchinari, uno in particolare, non funzionava. Aveva paura per le sue cure, oggi lo IOV risponde. In questo caso è incappato in una serie di sguidi dal punto di vista solo tecnico che si sono raccolti verso la fine dei trattamenti. Graziano Poletto è stato sfortunato. È toccato a lui incappare nel macchinario di radioterapia malfunzionante. Lo ammette la direzione dello IOV contattata dalla nostra redazione dopo la sua denuncia. Tutto ciò che concretamente si può fare in termini di acquisizione è stato già attivato ed avremo l'installazione di questa macchina nuova, ancora più avanzata dell'Oncor, entro la fine dell'anno in corso. Quel macchinario sarà dunque sostituito e la nuova macchina servirà per potenziare le attrezzature in dotazione dei reparti. Il responsabile della radioterapia ha voluto comunque attraverso i nostri microfoni rassicurare il signor Graziano sull'efficacia della sua terapia. In un range ampio di prestazioni, l'interruzione di pochi giorni non può inficiare il buon risultato finale. Ci sono buone notizie anche per tutti gli altri pazienti in cura allo IOV. Sono stati presi ulteriori provvedimenti di rafforzamento che vanno dall'acquisizione di ulteriori strumentazioni avanzate a lavori di ristrutturazione ed ampliamento di quella che è l'unità operativa di radioterapia, all'approvazione del piano che prevede la costruzione di altri 4 bunker presso l'ospedale di Schiavonia. Domani sarà in città il nuovo vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. La sua sarà una visita riservata nel corso della quale incontrerà i responsabili diocesani. Per l'ingresso ufficiale in città invece si dovrà attendere sino a domenica 18 ottobre, mentre l'ordinazione episcopale avverrà il 27 settembre nella Basilica di Sant'Andrea a Mantova. L'orario della cerimonia padovana, alla quale si prevede vorranno assistere numerosissimi fedeli, non è ancora stato reso noto. Dunque, incontro top secret domani per il nuovo vescovo di Padova. Ed ora sentite questa notizia. Questa mattina c'è stato un incidente stradale tra Padova Ovest e Grisignano. Serviva un autogru, avrebbe dovuto partire da Padova, ma a Padova non c'è, è rotta e non ci sono i soldi per metterla a posto. In un incidente stradale in A4 abbiamo gli operatori del soccorso intervenuti immediatamente da Padova, hanno dovuto aspettare un rinforzo di autogru dal comando di Treviso. Denunciamo inoltre che tutta l'autostrada A4, la tratta di competenza da Verona fino a quasi Belluno, ha supporto solo delle autogru di Treviso e di Rovigo. Fatto un crescioso. E l'autogru partita da Treviso ha impiegato 1 ora e mezza per arrivare sul punto dell'incidente lungo l'autostrada A4 tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Padova. Un tamponamento tra mezzi pesanti è accaduto stamattina intorno alle 5. C'è un camionista ferito in maniera grave, incastrato tra le lamiere del suo tir. Per estrarlo dall'abitacolo serve l'autogru, ma quella di Padova è rotta e non ci sono i soldi per ripararla. La denuncia arriva dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco. L'autogru adesso c'è, il buco vuoto, diciamo, del posto dell'autogru è vuoto perché è in officina, è in attesa di fondi, di autorizzazioni di fondi da parte della direzione regionale per provvedere alla riparazione. Stiamo parlando di qualche centinaio di euro. Oltre al problema legato ai mezzi, il sindacato denuncia la carenza di organico, di risorse per il corpo che, dicono, è stato abbandonato dalle istituzioni e il 5 agosto saranno in regione. È il momento di dire basta. Abbiamo in programma una convocazione in regione dall'assessor Bottaccin per il 5 di agosto, ci ha convocato e esporremo meglio i nostri problemi alla regione, in quanto l'amministrazione centrale e periferica non è sorda. Prime conseguenze al bagarre in consiglio ieri tra il consigliere di maggioranza Antonio Foresta e il sindaco Massimo Bitton. Ci ricorderete la famosa frase "vai via Terrone" e poi la risposta di Antonio Foresta che dice "io lo denuncio". Su questa lite tra i due contendenti si è inserito il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, il padovano Jacopo Berti.
Purtroppo è quello a cui ci ha abituato Bitonci, esibizioni muscolari che però non portano a un risultato concreto. Jacopo Berti, consigliere regionale padovano e sfidante per il Movimento 5 Stelle in ticket con Altavilla di Massimo Bitonci alle comunali dello scorso anno, attacca il primo cittadino dopo lo show di Palazzo Moroni. Urla e offese nel bel mezzo della seduta. Secondo Berti, Bitonci usa i muscoli per mascherare l'immobilismo della giunta. Torniamo al discorso dei profughi, aveva promesso mai più profughi, invece vediamo cosa è successo alla caserma Prandina di Padova, riempita completamente di profughi. Tanti proclami, ma i fatti stanno a zero. Per Berti il sindaco è nervoso. Il clima in consiglio comunale quindi peggiorerà con il passare dei mesi. Doveva essere un ambiente nuovo, distensivo all'interno del comune e invece siamo tornati alla Lega 1.0 e, cito testualmente Bitonci, fuori di qua terrone. Allora, se questo è il modo di far politica in Veneto, io dico no grazie. Allora, c'è una notizia che è arrivata da poco in redazione. Ci sarebbe un probabile omicidio a Sant'Anna Morosina, frazione di San Giorgio in Bosco. Sarebbe stato trovato un cadavere vicino al campanile. Non siamo ancora in grado di darvi maggiori informazioni in merito. Ovviamente nuovi aggiornamenti nelle prossime edizioni. Intanto andiamo avanti, parliamo di sicurezza. C'è un dispositivo per la fotosegnalazione unico in Italia e per la prima volta arriva proprio a Padova. In giornata arriverà un laboratorio mobile di fotosegnalamento, è il primo in Italia per una polizia locale, siamo i primi ad avere un gabinetto di fotosegnalamento, un laboratorio scientifico vero e proprio, e che sarà molto utile per poter controllare il territorio e rendere più agile l'attività degli agenti. L'assessore Maurizio Saia parla di giornata importante per la città di Padova, la prima in Italia ad avere la polizia locale dotata di laboratorio mobile di fotosegnalazione. Eccolo il mezzo nel cortile di Palazzo Moroni, presentato anche dal comandante dei vigili Antonio Paolocci, che conferma quanto sia innovativo questo strumento ora a disposizione del corpo. Veicolo unico dotato strumentalmente di dotazioni importanti e che ci consentono un'efficienza nell'attività e una immediatezza dell'attività, e questo è importantissimo. E per far fronte alle esigenze della cittadinanza sono stati assunti, per ora a tempo determinato, 10 nuovi vigili che si vanno ad aggiungere ai 20 che sono già stati inseriti nel corpo di polizia locale. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 60. Comunque il nostro obiettivo è arrivare a 60 nel giro del prossimo anno e quindi riuscire a rimpinguare soprattutto nella sicurezza urbana e nel settore dell'investigativa, che è l'attività precipua sulla quale ci siamo impegnati con i cittadini. Attenzione adesso, perché questa sera c'è un concerto di beneficenza, obiettivo raccogliere più fondi possibili per aiutare le popolazioni colpite dal tornado, quindi i comuni della Riviera del Brenta. Ma messo cosa? Quando che sta l'alluvione hanno arrestato tutti i geometri del comune, speculavano, costruivano tutte le case nuove per gli extracomunitari, fuori bellissime, dentro tutte cusine, camere, bagni, non gli dà il permesso per soggiorno. Stasera sulla Riviera si ride, dopo la paura, la desolazione, la fatica, un pool di comici, giornalisti radiotelevisivi e speaker radiofonici si danno appuntamento per allestire uno spettacolo senza esclusione di colpi. Musica, intrattenimento, cabaret in un palcoscenico aperto, con l'unico scopo di raccogliere fondi per aiutare le popolazioni colpite dal tornado lo scorso 8 luglio. Noi non sappiamo quanto raccoglieremo perché naturalmente l'offerta è libera, noi ci aspettiamo che almeno 3-5 euro li mollino giù tutti. Ci sarà anche chi ha già detto lascerà delle belle banconote, ma questo dipende dalle possibilità delle persone. Quello che ci interessa è che vengano tutti con questo spirito. La cornice dell'evento sarà Villa Romanin a Salzano. Il comune che ha organizzato e ospitato l'iniziativa insieme a Riso Fa Buon Sangue e Avis. Parola d'ordine esserci, così come in tanti volontari stanno facendo in questi giorni nei comuni della Riviera. Un poco di zucchero, insomma, come predicava la famosa Mary Poppins, per rendere dolce una situazione ancora troppo amara. L'obiettivo è ambizioso, ma insieme possiamo fare molto. Venite a divertirvi, venite a Salzano, vi aspettiamo questa sera. Non mancate, mi raccomando, mano sul cuore e una in tasca, perché qualcosa dovete lasciarci, serve per la Riviera. Ascolti Record per Focus, che non va in vacanza, vi dà appuntamento anche questa sera alle 21:05 in diretta da Treviso, in studio insieme al direttore Luigi Baccialli. Ci saranno i politici Riccardo Schumski, Domenico Presti, Alberto Montagnero, Domenico Faccio e Davide Camuccio, come sempre
aspettiamo numerosi i vostri messaggi. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata, arrivederci.